Il 141 Tour, tutti voi sapete cos'è, insomma abbiamo fatto questa lunga cavalcata sui 141 paesi della provincia di Varese, cercando di raccontarli, cercando di far emergere tutta la bellezza che esprimevano e tutta l'energia soprattutto che esprimono attraverso le persone, attraverso le associazioni, attraverso tutte le espressioni che una società riesce a mettere in campo. La serata di stasera, come le precedenti che sono svolte in altri paesi della provincia di Varese, serve un po' a fare la summa di alcuni territori. Chiaramente stasera siamo a Saronno, ringraziamo l'Istituto Padre Monti che ci ospita, il sindaco Porro, insomma, ringraziamo i padroni di casa, però qui non si parlerà solo di Saronno, ma si parlerà di una serie di comuni che abbiamo toccato durante il 141 tour e che in qualche modo sono assimilabili a questo territorio. Io una parte di questi territori l'ho fatta io durante il 141 tour e devo dire che ho cercato di sintetizzarla con una battuta: nel mondo c'è tanta bellezza anche sulla Varesina. Perché dico questa cosa? Perché spesso me l'ha suggerita un sindaco in realtà, perché un sindaco un giorno mi ha detto: guardi, noi abbiamo questo dilemma, noi viviamo all'ombra della Varesina, ma basta a volte fare una piccola svolta all'interno del territorio e si scoprono delle cose meravigliose. Sia nel campo dell'arte, io ho trovato ad esempio a Uboldo delle splendide chiese affrescate dal legnalino, a Gerenzano una Madonna del Soccorso strepitosa, anche se cadente, a Cislago ho trovato delle cose meravigliose, insomma, una Madonna della Neve che fa invidia ai grandi borghi del Rinascimento toscano. Quindi ho citato solo l'arte, ma voglio dire, c'è un romanzo ben più altrettanto interessante come il romanzo industriale di questa provincia che adesso con i primi due interventi cercheremo un po' di tratteggiare. C'è anche e soprattutto un romanzo comunale. Io non penso di esagerare dicendo che i protagonisti del 141 tour siete stati voi, sono state le persone con il loro entusiasmo, con la loro capacità anche di mettersi in gioco e di raccontarsi. Io sono rimasto strabiliato, ripeto, dalla quantità di energia che arrivava dalle persone, dalle proloco, dalle associazioni di volontariato, un'energia straordinaria che è vitale in questo momento, soprattutto in un momento di grande difficoltà economica, di grande difficoltà anche politica, nel senso che c'è uno scollamento tra le istituzioni e la società. Insomma, quindi il 141 tour per noi giornalisti è servito molto perché ci ha fatto riprendere contatto con la vera realtà. Spesso come dire, il lato negativo dei giornalisti è che raccontiamo delle cose in un modo forse spesso non completamente aderente a quello che accade, ma non per malafede, ma semplicemente perché nelle cose ci devi essere dentro. E quindi il 141 tour è stato per noi una grandissima lezione di vita e anche per il nostro lavoro, per il lavoro di tutti i giorni. Quindi io inizierei adesso, funziona così, la serata procede con degli interlocutori, degli ospiti, che avranno 4 minuti a disposizione per raccontarsi e raccontare. Quindi raccontare qual è la loro realtà e con ampia e liberissima scelta. Quindi a ciascuno appunto la scelta sull'argomento, la scelta rispetto anche a che problemi o che virtù andare a toccare. Iniziamo però con un piccolo prologo che è molto economico, perché come dicevo questa provincia ha creato negli anni, nell'ultimo secolo specialmente, un grande romanzo industriale. E quindi invito qui Giulio Di Martino di Confartigianato, l'ufficio studi. Perché iniziamo con Confartigianato Impresa Varese? Perché Confartigianato Impresa Varese ha realizzato uno studio molto interessante sull'attrattività dei territori. Quindi attraverso degli indici che poi Giulio ci illustrerà, Confartigianato è stato in grado di tracciare diciamo, anche una classifica dei territori all'interno della provincia che sono più attrattivi o meno attrattivi rispetto alla qualità della vita e rispetto alla pressione fiscale. Quindi do la parola a Giulio Di Martino e poi proseguiamo. Grazie. Grazie.
Allora, abbiamo solo 4 minuti, spero di riuscirmi a spiegare. Allora, innanzitutto, per avere i dati, basta che vi rivolgete alla Confartigianato, amministratori, cittadini o altro, e possiamo andare su ogni singolo comune e quindi fornirvi assolutamente tutti i dati necessari. Come diceva Michele, che cosa abbiamo provato a fare? Abbiamo rilevato alcuni dati essenziali di ogni comune, divisi in due sezioni sostanzialmente. Uno riferito al fiscale, quindi vale a dire alla tassazione locale, che può essere applicata dall'amministrazione comunale. Fondamentalmente sono cinque: sono l'IMU, la spazzatura, l'addizionale comunale, gli oneri di urbanizzazione e servizio idrico. Sono sostanzialmente le cinque tasse locali. Però allo stesso modo abbiamo fatto un altro indice, che è il cosiddetto indice di attrattività, dove siamo andati a misurare sostanzialmente i servizi. Cioè i servizi, vediamo un attimino se riesco a... Allora, oggi di che cosa ci occupiamo innanzitutto? Questi sono i comuni, parliamo di circa 85.000 abitanti. Allora, nella ricerca abbiamo rappresentato circa l'80% della popolazione della provincia di Varese, e che cosa abbiamo fatto? Diceva attrattività fiscale, quindi abbiamo misurato IMU, vale a dire la tassazione locale, però abbiamo provato anche a misurare l'attrattività sociale. Come vedete, l'ambiente, ad esempio il PM10, quantità di rifiuti prodotta per ognuno, l'istruzione, il numero degli asili nido, l'infrastruttura, ad esempio il numero di sportelli bancari, la distanza di chilometri dall'autostrada, allo stesso modo le strutture sanitarie presenti, reddito disponibile, numero di autoveicoli, cioè, ma tutti i dati che comunque abbiamo rilevato naturalmente da siti ufficiali, dalla Camera di Commercio, dal sito del Comune stesso, quindi sono fotografie reali ed oggettive. Adesso abbiamo assegnato quindi l'abbiamo statistizzati, e quindi in quanto tale abbiamo provato a dare una certa classifica che va a misurare l'attrattività, per così dire, territoriale dei comuni che stiamo esaminando. Ecco, vedete in giallo sono i comuni che ci sono, che stiamo, per cui oggi ci troviamo. Vedete, Saronno ha come generale il sesto posto. Perché? Perché comunque in ogni caso ha il 33° posto su 56, perché abbiamo misurato 56 comuni, i più grandi, ripeto, l'80% della popolazione. Saronno ha come attrattività fiscale il 33° posto, quindi si pone a metà posizione, a metà classifica. Però vedete che come attrattività sociale invece è al quinto posto. Ecco, tenete presente che normalmente l'attrattività sociale è molto elevata, più aumentano gli abitanti, perché ovviamente più abitanti ci sono, più servizi ci sono. Tenete presente, ad esempio, che Varese, vi faccio l'esempio di Varese che è eclatante, pur essendo al penultimo posto come attrattività fiscale, quindi vuol dire che c'è la tassazione locale più alta della provincia di Varese, però comunque in ogni caso ha un'attrattività sociale pari alla prima posizione. Facendo il mix, comunque risulta ancora primo, perché comunque bisogna dire, certo, paga l'onere di urbanizzazione più alta, tanto per capirci, però comunque in ogni caso c'è l'università, l'autostrada, insomma tutta una serie di servizi, e questi servizi normalmente sono appannaggio delle città un pochettino più grandi, ed è per questo che salgono molto per quanto riguarda l'attrattività sociale. Uboldo ha un'ottima posizione, vedete, sull'attrattività fiscale. Un po' meno naturalmente, perché è più piccolo sull'attrattività sociale, però si pone in una buona posizione la 25esima, perché comunque stiamo parlando di un comune piccolo, quindi assolutamente. Ma lo stesso si può dire per Gerenzano, vedete, al 30° posto, Caronno Pertusella al 33°, Origio al 52°, perché Origio, vedete, sconta un pochettino meno di attrattività sociale, perché pur essendo più piccolo è al 47° posto. E invece di attrattività fiscale abbiamo il 43. Andiamo nello specifico proprio ancora un minuto. Allora, qui abbiamo raggruppato per macrozone. Per macrozone vedete che Saronno è al 44,15, però vedete che i numeri sono abbastanza vicini. Quindi in quanto tale comunque è una zona comunque ancora, per così dire, florida. Tenete presente anche che questa classifica... abbiamo assegnato una classifica, però non può misurare tutto. Ad esempio, non abbiamo potuto misurare per Luino la bellezza del lago, la bellezza di dove si trova, tanto per capirci, e sicuramente sarebbe schizzato in alto per l'attrattività sociale. Allo stesso modo, per la zona di Saronno, ad esempio, non possiamo misurare viceversa la vicinanza a Milano, ad esempio, che porta sicuramente dei benefici non di poco conto. Non l'abbiamo misurato. Quindi abbiamo cercato di dare una classifica, però non è assolutamente esaustiva. Andiamo a vedere nello specifico. Ecco, scusate, un inciso. Questa qui è la situazione dell'occupazione nelle piccole aziende dal quando è iniziata la crisi, 2009, al 2013. Questa è l'intera provincia. Benissimo, per quanto riguarda le piccole aziende,
Purtroppo assistiamo ad un calo dell'occupazione che è pari al 17,18%. Tenete anche presente del campione, che è assolutamente significativo, perché noi rileviamo i dati addirittura dai cedolini paga, quindi è un dato oggettivo. Abbiamo un dato di 7.100 dipendenti, quindi parliamo di circa 2.000 aziende come campione, quindi importante. Abbiamo avuto un calo dell'occupazione per queste aziende artigiane del 17,18%. Per l'area del Soranese, ho finito, invece arriviamo al 19,11%, quindi molto similare, però abbiamo due punti. Velocissimo, voglio far vedere soltanto Saronno. Andiamo nello specifico di Saronno, vedete questo quel cruscotto, ripeto, per qualsiasi comune, se ne avete bisogno ve lo possiamo fornire. Allora, per quanto riguarda l'aliquota IMU, al 49esimo posto, è uno dei più alti, però Tares è al 18esimo, mentre invece di solito le città più grandi hanno una tariffa Tares molto alta, qui invece abbiamo il 18esimo posto su 53, oneri di urbanizzazione 50, però ripeto, qui siamo vicino a Milano, è normale che si paghi così tanto. Addizionale comunale IRPEF 20esima posizione, ottima tariffa media servizio idrico 6. Quindi come indicatore sintetico della fiscalità arriva al 35, però migliora sicuramente per quanto riguarda l'attrattività sociale. Velocissimo, vi dico solo che è al quinto posto, perché ad esempio per quanto riguarda le infrastrutture, cioè vale dire che chilometri di distanza dall'autostrada, velocità DSL o eccetera, è al quarto posto, come lo è per le strutture sanitarie, ma va benissimo anche per quanto riguarda il reddito, perché è al sesto posto, perché ad esempio per il reddito medio pro capite Saronno è al primo posto, e quindi in quanto tale abbiamo misurato anche quello, l'abbiamo statistizzato, e quindi in quanto tale come indice generale dell'attrattività va al quinto posto, per arrivare a quello generale al sesto. Il tempo è già scaduto, vi ringrazio di nuovo. Grazie Giulio. Scusami, niente, niente. Bene, grazie Giulio, sintetico. Noi siamo abituati a pensare ai professori e docenti universitari come dei dinosauri, ecco, quindi abbiamo uno invece che è giovane, brillante, insegna storia economica all'Università di Castellanza, è Daniele Pozzi, e ci parlerà di la storia economica del Saronnese, che è molto interessante, me ne accennava prima. Prego Daniele. Grazie mille. Dunque, noi in LIUC abbiamo lezioni abitualmente di 3 ore, quindi sarà una violenza assolutamente fisica cercare di dirvi qualcosa in così poco tempo, ma ci proviamo. Abbiamo visto dei dati precedenti che ci parlano di una situazione dove ci sono anche dei forti elementi di crisi. Quello che vorrei suggerirvi come riflessione è il fatto che questo territorio, così come altri territori della provincia, ha già attraversato dei momenti di crisi anche molto gravi e comunque è riuscito a risollevarsi ed è riuscito a trovare un modello di sviluppo che fosse diverso da quello che stava scomparendo, da quello che stava andando in crisi, e è riuscito a trovare al suo interno una serie di risorse per ripartire. E forse guardare un po' anche alla storia del territorio può essere uno spunto da questo punto di vista per trovare energie, per trovare idee anche per un rilancio del territorio. Saronno è un'area molto interessante, è un'area molto interessante perché è un'area che si è industrializzata molto tardi rispetto ad esempio alla zona di Busto Arsizio, Gallarate, Legnano. Il punto cruciale è un giorno, è il 22 marzo del 1879, cioè l'apertura della stazione ferroviaria. L'apertura della stazione ferroviaria ha cambiato la storia di Saronno, cioè le infrastrutture hanno radicalmente cambiato la vocazione di un'area che era un'area ancora legata a un modello di tipo di economia agricola, ha permesso l'insediamento di quello che è uno dei centri industriali più importanti del nord Italia. Con un modello particolare, dicevo 1879, quindi siamo abbastanza tardi, possiamo dire che Saronno si è persa la prima rivoluzione industriale ed è entrata direttamente nella seconda rivoluzione industriale, quindi industrie più moderne, ad esempio l'industria meccanica, ma legata alle ferrovie, legata ai motori, non legata ai telai, un'industria meccanica ancillare dell'industria tessile, come era nata ad esempio l'industria meccanica del legnanese. Quindi settori più moderni, aziende più grandi, perché le aziende saronnesi sono le più grandi della provincia negli anni tra l'inizio del Novecento e gli anni Venti, aziende anche avviate in settori molto, molto moderni, vi dicevo, oppure
trasformazioni in senso industriale di settori tradizionali, ad esempio la Lazzaroni piuttosto che Ilva, che partendo da un'attività tradizionale artigianale diventano industria. Quindi un modello abbastanza nuovo, diverso rispetto al resto della provincia, un modello che andrà in crisi negli anni 50 con la crisi di alcuni grandi soggetti come l'Isotta Fraschini oppure la CEMSA, quindi anche un modello che vivrà la crisi della grande impresa soprattutto poi negli anni 60 e 70, ma che abbiamo visto riuscirà a rilanciarsi con una nuova base, con la base della piccola impresa. Quindi io vorrei che così questo brevissimo spunto sulla storia fosse un'idea anche di speranza, cioè le cose cambiano, sono sempre cambiate e la storia può essere importante, perché se una tecnologia, un brevetto può essere imitato, può esserci qualcuno che ci copia, oppure che fa qualcosa facendolo pagare di meno di quello che possiamo far pagare noi, la storia è qualcosa che è dentro una comunità, che è dentro un territorio, è costruita lungo il corso degli anni, può essere un vantaggio competitivo, cioè avere alle spalle un'esperienza, delle competenze, ma anche l'aver vissuto... di crisi, di difficoltà, può essere uno stimolo, può essere una risorsa che può essere utilizzata anche nel presente e nel futuro. Grazie. Grazie. Allora, siccome stiamo facendo la diretta con Twitter, l'hashtag è 141 tour per chi volesse intervenire anche da qui. Allora, chiamiamo il primo testimone del 141 tour e non poteva essere che Luciano Porro, sindaco di Saronno, medico e sindaco della città di 4 anni, eletto per la prima volta nel 2009, il ballottaggio, e poi subito dopo nel 2010 con una nuova coalizione, però al primo turno. Prego sindaco, a lei la parola. 4 minuti. Sì, quindi è un po' il centro di riferimento per tante comunità locali che vedono in Saronno una guida. Io dico non una egemonia, ma proprio una volontà di lavorare assieme, di mettere. Io credo che allora tutti insieme si debbano cercare le possibilità per gestire il momento attuale, guardando al futuro e quindi domandandoci che cosa sia possibile fare insieme, e ci metto anche. Prego. Bene, buonasera a tutti intanto. E io partirei da questo dato di fatto. Intanto grazie agli organizzatori e alla Varese News che ha immaginato di coinvolgere tutte le comunità, i 141 comuni della provincia di Varese. Si parlava di bellezza, si parlava di, con le campane che abbiamo sentito al gong, io direi Saronno e Saronese, è vero, è ricco di tanti monumenti anche religiosi. Saronno ha la bellezza del santuario della Beata Vergine dei Miracoli, San Francesco e altro. Questo lo dico perché in questo momento così complicato, così difficile, e io direi anche drammatico per tanti versi, per l'economia, ma soprattutto per chi non ce la fa. Quotidianamente noi sindaci, posso dire, parlare anche per altri colleghi, vediamo davvero quotidianamente persone che vengono da noi, quando va bene piangono. Altrimenti picchiano i pugni sul tavolo, sono prepotenti, maleducati, disperati, c'è la rabbia insomma. Allora il nostro compito in questo momento è ascoltare queste persone. Perché vengono? Perché hanno perso il lavoro. Questo non è la bellezza è un'altra cosa, ma questo è il momento attuale che viviamo. La bellezza è altro, la bellezza è la ricchezza delle nostre comunità, dei tantissimi volontari, e sono veramente centinaia e centinaia, per non dire migliaia, che quotidianamente in silenzio si occupano di persone, si occupano di ambiente, di cultura, di sport. Solo la città di Saronno ha più di 200 associazioni culturali, sportive, sociali. Ci sono tantissime persone che con disponibilità estrema si offrono per gli altri. Allora, secondo me questo è un dato di speranza che ci fa guardare al futuro con ottimismo. Perché il futuro dipende tutto da noi. Come amministratori pubblici, come politici, come sindaci, noi abbiamo il dovere di accogliere le richieste, di gestirle, di gestire il presente guardando al futuro
E allora il compito nostro è proprio quello di gestire il futuro, il presente, soprattutto con le risorse che abbiamo a disposizione. Quando vi dicevo delle persone che vengono da noi, questa è la fatica più importante che ogni giorno dobbiamo sostenere, perché non sappiamo dare delle risposte. Non è vero, le risposte cerchiamo di darle per chi ha perso il lavoro, per esempio con borse lavoro, voucher lavoro, mettendo a disposizione quello che oggi i comuni possono mettere a disposizione, servizi sociali, le famiglie, gli anziani, i minori. Si parlava di servizi, la città di Saronno e il saronnese, a fronte di tanti, e sappiamo quali sono stati i tagli dallo Stato centrale di trasferimenti ai comuni, ha comunque saputo mantenere i servizi che da anni, da decenni la città di Saronno mette a disposizione. Addirittura sono nati nuovi servizi, nonostante non siano obbligatori per legge, ma a Saronno sono nati altri servizi. Mi riferisco, per esempio, ne cito uno, lasciate che lo citi, Rete Rosa, contro la violenza di genere. È nata dalla volontà, dalla disponibilità, dalla richiesta di alcune volontarie che hanno chiesto all'amministrazione comunale di dare una mano. Abbiamo lavorato assieme ed è nata Rete Rosa. Io credo che a questa associazione e alle 200 circa che ci sono in Saronno, a tutti i volontari che stanno dietro, non si possa che dire grazie, perché questa è davvero la bellezza nostra di questo momento, che ci consente comunque di guardare al futuro con fiducia. Dopodiché guardiamo nelle nostre case, nelle nostre scuole, in biblioteca, perché è arrivata la dirigente dei servizi cultura. Questa è la nostra ricchezza e questa è la nostra bellezza. Grazie. Grazie. Bene, allora una parte di bellezza, l'ha annunciata il sindaco, sta anche nella cultura. La cultura può generare valore. Qui a Saronno c'è un bellissimo teatro, il Giuditta Pasta, che fa una programmazione di qualità. 500 posti, stagioni ad alto livello, anche se c'è la vicina Milano che fa una concorrenza spietata, però grande, grande qualità. Allora, la caratteristica di questo teatro è proprio di stare in mezzo a quattro province. E ci sono poche realtà nella provincia di Varese e comunque nelle altre province così articolate come questo teatro. La cosa che ha Giuditta Pasta è che non è specializzato in un tipo di rassegna, ma le proposte sono molto varie e quindi penso che questo possa attrarre appunto pubblici diversi, sia per età. Anella. Grazie, io mi aiuto col foglio. Allora, io sono partita dal titolo di questa iniziativa, che è Diamoci un futuro. Diamoci vuol dire che insieme decidiamo, ognuno con le proprie caratteristiche, peculiarità. Appunto, il teatro è, come dicevo, lì nel cuore di questo territorio. È un teatro importante per la professionalità, per la struttura, ha 600 posti, neanche 500, per la varietà delle proposte artistiche, per la presenza di pubblico anche fidelizzato. Tra l'altro quest'anno abbiamo raggiunto un obiettivo di pubblico fidelizzato che è il secondo dalla storia del teatro, perché diciamo il record è stato fatto nel 95 e da allora non è stato più raggiunto. Quest'anno ce l'abbiamo fatta. È radicato sul territorio, abbiamo persone che arrivano appunto da quattro province. È radicato sul territorio perché lavora tantissimo con le scuole, ha una stagione, incontriamo gli studenti, abbiamo incontri, anche molte associazioni, aziende lo scelgono come location per le loro iniziative, abbiamo parecchi sponsor che ci sostengono e diciamo c'è questa collaborazione stretta col comune per tutto quello che riguarda le iniziative più sociali. Sicuramente è anche importante per l'impatto economico della città, il nostro teatro. Invece questa è la parte Diamoci un futuro, no? Che tipo di futuro ci immaginiamo, no? A questo punto che cos'è il teatro? Allora io
penso che il teatro sia qualcosa che è veramente particolare rispetto ad altre situazioni, perché nel teatro cosa succede? Che si va a vedere uno spettacolo, ma ogni sera lo spettacolo è diverso, perché proprio ogni sera il pubblico è diverso, quindi succede, scatta qualche cosa tra il pubblico e chi sta in scena. Questa cosa che scatta è il risultato del teatro, quindi cambia qualche cosa nella vita delle persone, no? Ci sono delle emozioni che passano, ci sono qualche cosa che rimane, magari è poco, è una cosa piccola, ma è qualche cosa di vero, non è, come dire, è proprio un'esperienza diretta che si può fare andando a teatro. Quindi io concluderei soltanto dicendo che andare a teatro è un'esperienza coraggiosa. Non tutti hanno a volte la voglia di farla o il coraggio di farla, perché ci cambia, cambia qualche cosa andare a teatro. E penso che fare questa esperienza, avere questo cambiamento interiore, possa portare anche dei cambiamenti intorno a noi. Quindi siccome questo teatro, secondo me, secondo noi, no, è proprio un cuore che pulsa in questo territorio, mi auguro che più persone abbiano voglia di fare questa esperienza diretta. Basta, grazie. Grazie. Bene, adesso parliamo di servizi e parliamo della Saronno Servizi, società municipalizzata, e parlerà Giordano Romano, ma prima vediamo la clip. Credo che la sfida della pubblica amministrazione oggi sia quella di semplificare i processi a vantaggio del cittadino senza aumentare le tasse. Noi a Saronno abbiamo applicato questo nuovo sistema, questa app semplice da usare, che consente a tutti gli automobilisti, in qualunque posto della città si trovino, di pagare da remoto l'importo conteggiato addirittura per secondi. Basta calcolare e muovere un dito per calcolare il tempo di sosta. Si parlava di cambiamento, Giordano Romano ce ne ha dato un esempio. Prego. Buonasera, piccola presentazione. La società è composta col socio di maggioranza del Comune di Saronno, però ci sono altri soci, Uboldo, Gerenzano, Cislago e Origgio. Il nostro bacino di riferimento è di circa 70.000 abitanti. E stasera sostanzialmente volevamo portare tre casi che noi riteniamo di evidenza, da evidenziare rispetto al lavoro che svolgiamo quotidianamente. L'app dei parcheggi, perché molti sono rimasti veramente soddisfatti di questa applicazione, siamo i primi in provincia di Varese ad attuare questo sistema, e anche perché dietro sostanzialmente c'è un po' la nostra filosofia, come dicevamo prima, cercare di semplificare e rendere più agevole possibile il sistema e la qualità della vita della nostra comunità. Quindi adesso non ve la faccio vedere, l'avete già vista nel video, però è una semplice app che si può scaricare e di facile utilizzo. Il secondo caso che volevamo portare alla vostra attenzione è che tra l'altro è già in funzione da diversi anni, e ormai sono 4-5 anni che è già funzionante, i nostri clienti, i nostri cittadini possono con delle semplici richieste di credenziali accedere tramite il nostro sito alla propria posizione tributaria. Crediamo che questo possa essere un vantaggio in questa fase storica particolarmente complessa. Di quanto si vedeva prima dalle slide di Confartigianato, la complessità di applicare e di comunicare correttamente i tributi. Come diceva il sindaco, effettivamente pensate che noi nel 2013 abbiamo avuto 28.000 passaggi fisici al nostro sportello, 28.000 persone, non vi conto le telefonate e i contatti via mail, 28.000 passaggi alla mattina, perché noi abbiamo lo sportello aperto solo la mattina, e devo dire che quest'anno è stato il caos, nel senso che noi abbiamo cercato di contenere il più possibile, però effettivamente disperazione, difficoltà economiche, ma soprattutto l'avete vissuto, la Mini IMU piuttosto che la TARES. Io mi sono trovato persone che a gennaio 2014 sono tornate da me a chiedere: devo pagare ancora qualcosa allo sportello? Ecco, quindi
credo che cogliamo questa occasione per, come dire, divulgare questo strumento che riteniamo molto utile. Quindi accedendo al nostro sito potete ottenere da remoto le vostre credenziali, la vostra password e verificare tutti i vostri pagamenti, TARSU, IMU, pubblicità, TOSAP, in tutti questi anni. Terzo e ultimo, come dire, esempio gestionale che portiamo alla vostra attenzione, possiamo dire che è una piccola anticipazione, una novità, riguarda la piscina. La piscina è un impianto al quale siamo particolarmente legati, siamo molto orgogliosi ed è giusto che la città sappia che è un impianto di eccellenza, perché la piscina di Saronno è un impianto all'avanguardia, è costato tanto ai cittadini, anche se devo dire che l'alta qualità che riusciamo a offrire non è compensato da una tariffa veramente bassa. Io sono residente a Varese e non nascondo che, posso dirlo, vengo a nuotare a Varese, a Saronno, perché Varese non ha questo tipo di servizio a questo prezzo. E, dicevo, tra l'altro la peculiarità di questo impianto è che ha basso impatto ambientale, perché nel 2008 abbiamo creato un impianto di cogenerazione che serve non solo la piscina, lo stadio, le scuole. Finito? Ecco, ci apprestiamo entro la fine dell'estate a realizzare un impianto fotovoltaico sul tetto della piscina con produzione di 60 kW che assorbirà il 2% del nostro fabbisogno energetico. Grazie. Complimenti, complimenti. Adesso parleremo di Origgio. Il nostro ospite è Ivana Marcolli, che è il presidente della Proloco. E insegna da 20 anni alla scuola dell'infanzia e fa parte da 8 anni dell'attiva Proloco di Origgio, dove è entrata per le sue competenze proprio con i bambini, avviando una serie di momenti e laboratori espressivi legati all'arte, in particolare alla manipolazione della creta. Guardiamo la clip. Come Proloco di Origgio, il nostro obiettivo primario è quello di coinvolgere i bambini attraverso momenti laboratoriali che vengono organizzati sfruttando le competenze all'interno del nostro gruppo, e gli adulti con i momenti di festa che vengono organizzati per tutto il paese. Uno dei nostri sogni è quello di vedere finalmente restituito alla nostra cittadinanza uno spazio chiuso da tempo, quello di Villa Borletti. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Intanto volevo precisare che non sono il presidente della Proloco Origgio, che invece è qua, che è il signor Angelo Diomedi, giustamente. Intanto noi siamo contenti di essere presenti, perché comunque la nostra è una Proloco molto giovane, sono solo 16 anni che siamo attivi, però da qualche anno veramente in serio rinnovamento. E infatti uniamo alle attività classiche delle Proloco che animano i momenti di festa del nostro paese proprio quello dell'interesse alla parte più giovane della nostra popolazione, che in fondo è il nostro futuro. E quindi la nostra idea era proprio di arrivare attraverso ai bambini, agli adulti a cascata, e quindi promuoviamo delle attività dove si fa insieme, si costruisce la partecipazione, la voglia di essere sul territorio, anche per esprimere il proprio modo di essere, il proprio modo di fare. Prima si parlava di gioielli presenti sul nostro territorio. Ad Origgio c'è la Villa Borletti, che è stata ristrutturata e che per noi della Proloco sarebbe molto importante restituire finalmente la cittadinanza, però restituirla dandogli la possibilità di essere partecipi. Abbiamo organizzato diverse iniziative che mirano non solamente ad aprire gli spazi per delle mostre anche. Abbiamo fatto le iniziative del presepe a Natale, dove i bambini hanno potuto esprimersi, ma vorremmo che diventassero anche degli spazi per creare aggregazione all'interno del paese. Adesso non so quanto... Ah, ho ancora un sacco di tempo. Allora, io ovviamente non è il mio lavoro quello di presentare quello che facciamo. All'interno della nostra Proloco c'è anche il GAS, che mira a dare una sostenibilità e una maggior partecipazione
nel paese. Siamo partiti con 4 famiglie, adesso ne abbiamo 35. Ci fa guardare anche lo stare nel paese con una mentalità diversa, con la voglia di fare, con la voglia di proporsi, con la voglia che ognuno possa portare la propria esperienza, le proprie competenze, le proprie capacità e il proprio volontariato, perché comunque tutto quello che viene fatto in Pro Loco è fatto grazie alla volontà di chi ha voglia di partecipare. Speriamo che saremo sempre di più, che anche per i nostri ragazzi ci siano degli spazi che gli permettano di auto-organizzarsi e di vivere il paese ridandogli vita e che ci sia appunto un futuro per tutti. Grazie. Il GAS è un gruppo d'acquisto solidale, ecco. Esatto. Diciamo per... Devo precisare? No. Allora, dicevamo, il GAS è un gruppo di acquisto solidale, si chiama GASLOCO, proprio perché è nato in seno alla Proloco. Grazie. Bene, come dicevo all'inizio, spesso proprio nelle Proloco c'è un'energia particolare. Adesso ci deve essere l'intervento di una persona che però ha dato forfè all'ultimo momento per un impegno sopravvenuto, quindi saltiamo all'assessore urbanistica di Carano Pertusella, Ilaria Nava, architetto, assessore urbanistica. Sotto la sua amministrazione è stato interamente rifatto il piano regolatore di Caronno, che in 10 anni ha visto raddoppiare i suoi abitanti, che quindi è una cosa da notevole, insomma. Prego, andiamo con la clip. Il comune di Carano Pertusella ha avuto uno straordinario aumento demografico negli ultimi anni, è passato dai 12.000 abitanti del 2000 ai 17.300 abitanti di oggi. È ovviamente andato avanti parallelamente con uno sviluppo urbanistico incredibile. Questo sviluppo urbanistico l'abbiamo voluto studiare l'anno scorso insieme al laboratorio del Politecnico di Milano. Studenti e cittadini si sono confrontati e infine hanno dato luogo alla pubblicazione di un libro, che è questa pubblicazione di cui noi andiamo molto orgogliosi, che è Oltre lo Sprawl, prospettive future per la nostra città. Sì, sembrava una clip pubblicitaria alla fine, per cui vi chiedo scusa. La declinazione di diamoci un futuro, secondo me, per un assessore all'urbanistica e per un architetto è un po' di parte, nel senso che io lo declino quasi necessariamente sul fare città. Un po' forse perché fare città vuol dire fare tutta una serie di scelte, sia amministrative sia di altro timbro, che portano alla polis, e io dalla polis faccio ovviamente derivare la parola politica. Quando si parla dello sviluppo della città è importantissimo capire con chi si ha a che fare, qual è lo sviluppo socio-economico, qual è la condizione in cui si nasce, in cui si cresce. Quello di cui parlavo nella clip era uno sviluppo che partiva nel 2000 da 12.000 abitanti e arrivava oggi a 17.300. Avere così tanti abitanti in più non vuol dire che abbiamo delle famiglie molto prolifiche, ma nella maggioranza dei casi vuol dire che c'è tantissima, chiamiamola, immigrazione di persone o da paesi contermini o da nazioni altre. Allora, per capire, per sviluppare con coscienza il futuro della propria città, magari tutti insieme in senso comunitario, che è la crescita che ogni amministratore auspicherebbe, bisogna conoscere la propria città e sapere come viverla. E per sapere come viverla bisogna utilizzarla, studiarne la storia e capirla. Così tante persone nuove non possono capire in realtà qual è la natura del proprio territorio e qual è la storia da cui il territorio viene. Quindi cosa abbiamo fatto l'anno scorso? Io collaboro come architetto con il Politecnico di Milano e con un'amica professoressa di un laboratorio di urbanistica abbiamo deciso di portare tutti i 68 studenti del laboratorio a studiare per un anno lo sviluppo del nostro territorio. Sia quello che l'ha portato a caricare questi 5.300 abitanti in più nel giro di 10 anni, sia lo sviluppo futuro, per cui ragazzi di 20-21 anni, 70 ragazzi, per cui sono tanti, si sono riversati sulle strade di Caronno e per un anno praticamente hanno intervistato le persone che trovavano e, intervistandole e passeggiando essi stessi per i territori, spronavano i cittadini a capire quali potessero e dovessero essere le risposte sul proprio territorio. La cosa più interessante che ho trovato all'interno di questa esperienza è stata il workshop che abbiamo portato nel comune di Caronno. A gennaio abbiamo fatto 3 giorni continui
faticosissimi, 3 giorni continui di workshop in cui i ragazzi con grandi modellini messi all'interno dell'agorà del nostro comune e insieme ai cittadini progettavano la città, quindi riflettevano a voce alta, usavano i pantoni, usavano retini lucidi, i cittadini gli parlavano di quelle che secondo loro erano le problematiche, gli studenti capivano un po' di più di quello che studiavano, i cittadini sentendo gli studenti parlare delle analisi e dello sviluppo della città capivano di più di quale territorio facevano parte. Il workshop si chiamava non a caso Futuring Caronno Pertusella, che era una cosa un pochino smart, anche attrattiva verso i nostri concittadini, ma la cosa bella è stato appunto questo senso di condivisione, perché ovviamente quando i cittadini riescono a possedere la propria città, a capire quali sono i percorsi che fanno e quali sono, qual è il senso di una città che funziona o di una città che funziona meno, riescono finalmente a diventarne non solo partecipi ma anche protagonisti. Questo gli permette di capire di più quali sono le scelte che vengono fatte e quindi di partire dalla conoscenza del presente per progettare la città che vogliono e per programmare, diciamo, la polis del futuro. Questo per me è il Diamoci il futuro di cui vi volevo parlare. Bene. Complimenti. Allora, al dolore si può reagire in molti modi, si può ripiegare su se stessi oppure si può reagire con forza e con energia, dando vita anche a un nuovo percorso, anche a una nuova esistenza. Adesso parlerà Andrea Ciccioni, che è presidente dell'associazione Quelli con Luca per la lotta contro la leucemia infantile. Luca era suo figlio, è morto qualche anno fa appunto di leucemia. In pochi anni l'impegno di Andrea ha permesso di raccogliere migliaia di euro da destinare alla ricerca e con dei progetti concreti, visibili, tangibili, in ricordo di Luca, ma anche perché forse quel futuro era anche di suo figlio, insomma. Ho fondato l'associazione Quelli che con Luca, che porta il nome di mio figlio Luca, che è stato colpito dalla leucemia e che purtroppo la leucemia ha portato via, e l'associazione finanzia il più grande progetto sulla leucemia con le tecnologie più avanzate. Questo progetto è diretto dal dottor Ettore Biagi presso i laboratori Tettamanti di Monza e Stefano Verri di Monza, e che serve proprio andare a colpire nel cuore questa malattia. Andrea. Grazie. Buonasera a tutti, io ho bisogno della Simona, che è una delle fondatrici dell'associazione Quelli che con Luca, che mi aiuta in modo che vi spiego in questi 4 minuti che cosa facciamo. E intanto grazie a Varese News per l'opportunità che ci avete dato. Ha detto Michele prima, ha parlato del finanziare la ricerca. Che cosa vuol dire? Nell'esperienza che ho fatto con Luca in ospedale nei 2 anni mi sono accorto che finanziare la ricerca è una frase messa lì che vuol dire tutto ma vuol dire anche niente. Il più grande progetto sulla leucemia a livello europeo, che si chiama CHILD-UP e che viene sviluppato in Francia, in Austria, in Germania, in Inghilterra e ovviamente in Italia era chiuso nel cassetto da circa 7-8 anni. In che cosa consiste? Perché Luca non ce l'ha fatta? Perché la cellula madre della leucemia è riuscita a schivare quella che è la terapia di preparazione al trapianto di midollo, cioè la tossicità della chemioterapia, che è lo tsunami che porta via tutti quelli che sono le cellule negative che sono in quel momento nei pazienti, e se funziona, quindi se questa alluvione azzera quello che è il DNA in quel momento del bambino malato, l'infusione del liquido midollare del donatore, quindi di quello pulito, diciamo, può funzionare e ricreare il DNA con il quale poi il bambino può avere una seconda vita. Se questa maledetta cellula rimane viva, come è successo in Luca, purtroppo non si può fare un secondo trapianto di midollo, perché la preparazione, come dicevo prima, altamente tossica del trapianto di midollo creerebbe poi purtroppo la morte del paziente. Quindi CHILD-UP che cosa ha inventato? Tutti voi avete delle cellule che si chiamano linfociti nel corpo, che sono delle cellule che hanno la forza di attaccare a sua volta delle altre cellule. A loro manca un'intelligenza, cioè capire cosa andare a attaccare, cosa andare a mangiare, molto semplice, manca un cervello. Per fare questo bisogna alterarle dal punto di vista genico. Si può fare con i virus, ma
per la mediocrità che tutti noi abbiamo sotto gli occhi della nostra classe politica, non me lo voglia il nostro sindaco che era presente all'associazione nel 2011, rappresentazione del progetto, e a quella finta etica che è particolarmente presente in Italia, non si può creare un laboratorio che lavora con il virus, quindi che va a alterare quelle che sono le cellule, perché sennò tra la tempistica e le migliaia di euro che serve ci vorrebbe troppo tempo. Quindi che cosa si fa? L'associazione ha finanziato nel 2012 questo macchinario che si chiama citofluorimetro, l'abbiamo pagato noi e la Rolex, costa 120.000 euro e che serve a identificare la cellula, quindi capire che la cellula madre è ancora presente nel corpo del bambino o no. Perché se si guarda a microscopio, tanto per capirci, si vedono le cellule tumorali che sono queste nere, ma non si sa se questa è la mamma o la figlia. Quindi finché succedono le figlie e non la mamma, non si risolve il problema. Il virus non è possibile andare a modificare geneticamente le cellule, per cui si utilizza questo macchinario che sembra un fax, che serve a gigottare, come si dice qua a Lombardia, le cellule, quindi sbatterle. Si bucano queste cellule, in questi buchi si può mettere quello che è il cervello, quindi quella che è la parte antitumorale che dà questo tipo di risultato. Questo è il fotogramma di un sangue leucemico, le cellule nere sono le cellule tumorali, quelle bianche sono i linfociti che avete voi, che vengono resi intelligenti, che vanno tipo il Pac-Man a mangiare quelle che sono le cellule tumorali. Gli ultimi 10 secondi. Dicembre del 2013, quindi pochi mesi fa, è stata ufficializzata, grazie anche alla partecipazione e alla collaborazione col professor Biondi della Fondazione Monza Brianza, quella che è la prima stanza genica in Italia. Questo sono io, questo è il dottor Spinelli. La parte scientifica di quelli che con Luca viene diretta dal dottor Ettore Biagi presso, come ho detto prima, i laboratori Tettamanti di Monza e Stefano Verri. Questa lotta io la devo a Luca, ma penso che tutti voi la dobbiate ai Luca di oggi. Quindi se ci aiutate, i nostri bambini possono tornare qui all'asilo dove veniva Estivo, dove veniva Luca. Grazie ancora. Grazie a te, Andrea. No, abbiamo iniziato parlando del romanzo industriale e di questa provincia e della gloriosa storia del territorio. Adesso chiamiamo Mariella Misdea, che è il direttore del Museo dell'Industria del Lavoro, e che è stato inaugurato nel 1998, dopo una mostra temporanea dedicata alle antiche attività industriali saronnesi. Partiamo con la clip. Il Museo dell'Industria e del Lavoro saronnese nasce nel 1998 per un'idea di Luigi Lazzaroni, con l'intento di conservare la memoria storica della storia proprio industriale del saronnese. L'obiettivo attuale è quello di trasformare il museo da un semplice luogo di conservazione a un luogo attivo, vivo e possibilmente incontro tra culture diverse. Allora, buonasera, io mi riaggancio, intanto ringrazio il docente per l'introduzione che ha fatto e vabbè, ovviamente la curiosità ve la stimolo invitando a visitare il museo. Sono la responsabile appunto di questo luogo di conservazione, ci tengo però ad affidare questo aggettivo. È un luogo di conservazione viva della memoria storica industriale del territorio del Saronnese, perché il nostro museo raccoglie e conserva in modo vivo tutto quello che è il patrimonio industriale, quindi la produzione dell'industria di questo territorio ricchissimo dalla fine del XX secolo, appunto con la nascita delle ferrovie, fino agli anni 70-80 del secolo scorso, ricordando anche quelle poche realtà industriali ancora attive sul territorio. Il mio intervento però, più che a illustrarvi quello che è il nostro museo, è rivolto a farvi arrivare quello che è il mio concetto, la mia idea di museo,
che spero sia arrivato in tutti questi anni. Io quest'anno sono 10 anni insomma che lavoro al museo e che cerco di far arrivare questo mio modo di intendere anche alla cittadinanza e ai visitatori. Allora, secondo me il museo non deve essere inteso come semplice luogo di conservazione, identificato come luogo spento, amorfo, che merita un passaggio di visita veloce, ma un luogo nel quale la memoria diventa viva, acquista un senso di reale ed affettivo entusiasmo nel visitatore, riportando magari alla mente piacevoli ricordi del passato, vissuti direttamente o tramite anche i racconti dei nonni o di altre persone. Tutto ciò però non basta, io vado oltre, la mia idea è sempre stata quella di creare all'interno del luogo fisico museale una sinergia consistente nell'incontro tra realtà culturali e sociali di vario tipo. Vi passo questa immagine che mi è venuta in mente proprio oggi, insomma. Immaginiamo gli spazi come una sorta di grande agorà, tra l'altro il termine l'ho sentito pronunciare anche prima, quindi vedo che siamo abbastanza concordi, il cui porticato è idealmente creato dagli oggetti che ricordano le industrie e che ricreano in senso metaforico la vita lavorativa del passato, quindi le persone attive, immaginiamole che vanno a lavorare in tutte le industrie del territorio. All'interno però di questa grande piazza, nei momenti di riposo, la gente deve ritrovare il resto, cioè deve ritrovare la vivacità sociale e culturale, ossia le altre componenti della vita delle persone. E questa attività sociale e culturale può essere data, ricreata oggi, dalle varie realtà che si attivano sul territorio, senza limiti di confini geografici. Cioè ognuno può offrire agli altri un pezzetto di vita attraverso le proprie esperienze, competenze e passioni. Per raggiungere tale scopo però io tendo a sottolineare che è necessario che avvenga un salto di qualità culturale, che non consiste nel raggiungimento di chissà quali obiettivi, ma semplicemente nel superamento di una mentalità provinciale che si arrocca dietro a posizioni rigide o dietro al timore che la collaborazione con altri possa sminuire la propria visibilità. Quindi è necessario, soprattutto in questo momento storico, direi, perché bisogna reinventarsi, aprirsi agli altri, al mondo, superare questa forma mentis e volare più alto, riuscendo a liberarsi da rigidi schemi, deleteri e opprimenti, pensando solo che unire le forze, confrontandosi con altri, può essere fonte di arricchimento, perché sono le diversità ad arricchire e non le situazioni piatte e stantie. Quindi io confido nella collaborazione, nel desiderio di unire le forze di tutti quelli che sono le realtà sociali, ma anche oltre i confini. Io penso all'evento di novembre in cui abbiamo avuto ospiti anche ragazzi del Conservatorio di Milano. Quindi veramente il desiderio di uscire dai soliti schemi, dai soliti luoghi fisici e dare agli altri quelle che sono le nostre passioni. Grazie. Grazie Mariella, che in qualche modo ci ha incoraggiato a fare rete, no? Che sta diventando un po' un luogo comune, nel senso che tutti dicono che bisogna fare rete per affrontare la globalizzazione e tutti i problemi che comporta e anche le opportunità, però poi è difficile farla, è vero, è verissimo. C'è un individualismo a tutto tondo, non solo nell'impresa ma anche nelle associazioni, è vero.